programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito. I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. Nessun programma elettorale all'altezza. Allora, cosa succederà dopo il 5 marzo? Cosa bisognerà fare? Questo non possiamo saperlo, noi ci siamo limitati semplicemente a osservare quelli che sono i programmi elettorali dei vari partiti con un monitoraggio indipendente, nessuno ha un programma di salvataggio per il Servizio Sanitario Nazionale, molti hanno delle belle idee, non manca una visione di sistema, ma soprattutto quella che è la cosa che preoccupa di più, che anche a fronte di proposte interessanti nessuno dice come andrà a finanziare quelle che sono le idee anche valide che ha in merito. Quindi quest'anno ci siamo presi un po' la briga, visto che il programma Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale è stato lanciato 5 anni fa, di costruire un vero e proprio programma, un vero e proprio piano di salvataggio GIMBE su quelle che sono le 12 cose che la politica, ma anche il management, i professionisti e i cittadini devono mettere in campo per mantenere e preservare un servizio sanitario pubblico. Nessuna programmazione, prove di smantellamento, punto interrogativo? È difficile dirlo, perché se il piano di smantellamento fosse occulto nessuno lo dichiarerebbe, ma in assenza di un piano di salvataggio comunque io dico che anche... Il sospetto c'è, però non possiamo dirlo. Diciamo che è un po' come la faccenda della rana che muore nell'acqua calda senza che nessuno la tiri fuori, perché l'acqua si riscalda poco a poco e il Servizio Sanitario Nazionale muore, diciamo un po' così, bollito. Perché viene lasciato andare. Allora, un dito puntato anche sui LEA che inseriscono anche prestazioni non validate, quali? Ma nei dettagli, ecco, sarebbe troppo lungo entrarci. Il principio generale è che noi oggi ci siamo trovati in un momento storico dove da un lato il ministro Lorenzin è riuscita finalmente dopo 15 anni ad aggiornare l'elenco delle prestazioni, ma dall'altro in questi anni abbiamo avuto una forte contrazione del finanziamento pubblico, quindi i potenziali diritti esigibili per i cittadini sono aumentati in termini di prestazioni, ma il problema è che i soldi non ci sono. È ovvio che il delisting, quello che si chiama tecnicamente l'esclusione della prestazione dei LEA, è una delle proposte che nessun programma politico ha fatto, cioè cominciare a togliere una serie di prestazioni che non servono a nulla. Voglio dire, se le cure termali dobbiamo darle perché fanno lavorare, voglio dire, un certo numero di persone, è un aspetto che riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico, ma che debbano andare a carico del Servizio Sanitario Nazionale sicuramente non è una delle cose che ci possiamo auspicare. C'era anche la detrazione sull'omeopatia, ad esempio, o altre pratiche o altri tipi di medicine naturali alternative, diciamo. Sì, assolutamente, questa è una delle cose su cui noi stiamo preparando una proposta specifica che ovviamente andrà alla prossima legislatura. Noi spesso parliamo di spese sanitarie che sono a carico del cittadino, ma per le quali sono ammesse le detrazioni fiscali, che nel 2015 pesano per 3 miliardi 170 milioni, che comunque è denaro pubblico che viene sottratto a prestazioni potenzialmente efficaci. L'omeopatia e le prestazioni rese dal medico omeopata sono praticamente una di queste, una prestazione che non ha nessuna validità scientifica, che non si finanzia direttamente con la fiscalità generale, però che di cui si consente una detrazione fiscale, che comunque pagano i cittadini. E sono circa 50 milioni di euro l'anno. Cioè, si rientrano dalla finestra praticamente. E quindi niente, appuntamento al 5 marzo, speriamo bene. Al 4 marzo e speriamo bene il 5, al momento dello spoglio. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti alla 18ª puntata della nostra Sanità, sempre qui in diretta con noi dagli studi dell'Euro di Fincerazio TV. Questa sera puntata frizzantina, puntata piena di novità, perché ovviamente ci sono state le elezioni e quindi chi ha vinto, chi ha perso o perlomeno chi ha pareggiato. Assieme a me qui il dottor Sabatini. Buonasera dottor Sabatini. Buonasera dottor Pirro, buonasera a tutti. Ma no, non ha perso nessuno, tutti vincono, semmai hanno quasi vinto. Non si è mai sentito che qualche partito politico abbia perso. Secondo me hanno pareggiato.
Ha pareggiato 0-0, 0-2. Abbiamo sentito anche l'intervista di Nino Cattabellotta. Noi siamo stati al congresso Gimbe la scorsa fine settimana, che c'è stata questa conferenza nazionale Gimbe, dove hanno parlato proprio di elezioni, ma di sanità e quindi anche di programmazione sanitaria e di investimenti proprio del Servizio Sanitario Nazionale. Ma per quanto riguarda poi le elezioni, intanto ne parleremo, ma comunque intanto vi do il messaggio, la messaggistica SMS di questa sera, 342-4153-637, per parlare con noi, per interagire con noi. Noi siamo rigorosamente in diretta qui dagli studi dell'Euro. Allora, risultati elettorali, allora in tutta questa confusione elettorale si è arrivati finalmente alla conclusione. Le elezioni secondo me non sono state vinte, ma bensì sono state pareggiate, perché con questa legge elettorale c'è stata un'affermazione abbastanza importante del centrodestra in una coalizione, grossa affermazione a quanto pare del singolo partito per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che si è sdoganato in questo caso anche da Grillo, e quindi era la prima uscita senza il comico genovese, e una grossa ridimensionamento per quanto riguarda il Partito Democratico, che è finito ultimo con una percentuale che rispetto alla volta scorsa è una grossa perdita rispetto alla volta scorsa. E adesso bisogna andare a vedere che cosa succederà per quanto riguarda il governo, perché serve una maggioranza. Maggioranza che ora come ora è difficile poterla immaginare, perché non ci sono i numeri. Allora la destra si mette d'accordo con i 5 Stelle, i 5 Stelle si mettono d'accordo con la Lega, però se noi vediamo la cartina a colori della Nuova Italia, vediamo che da Roma in giù è tutto giallo, completamente giallo, salvo la punta della Calabria che ancora è stata vinta a pannaggio del centrodestra, altrimenti è tutto 5 Stelle. Al nord la situazione è leggermente diversa, però diciamo che il PD ha perso in maniera brutale, se possiamo dire, un po' dappertutto, si è salvato soltanto nelle regionali, che ricordiamo si votavano solo nella regione Lombardia e nella regione Lazio. Lombardia ha vinto il centrodestra con Fontana, mentre a Roma ha rivinto, seppur con un pochino di patema d'animo, ha rivinto il candidato già presidente della regione, Zingaretti. Ed è la prima volta, se non ricordo male, che un candidato presidente viene rieletto alle elezioni successive. Dobbiamo dire che noi, che abbiamo seguito le elezioni passo passo durante tutta la giornata, c'è stato un po' un testa a testa con Parisi. E sembra proprio il fatto che Pirozzi, che era il candidato sindaco di Amatrice, che si è presentato da solo, abbia in qualche modo forse salvato Zingaretti, perché se si fosse alleato con il centrodestra, probabilmente oggi i numeri ci dicono che non ci avrebbe vinto, avrebbe vinto tranquillamente le elezioni nella regione Lazio. Però comunque diciamo è un indice di stabilità, è a vantaggio di Zingaretti, perché l'ha vinta lui. Zingaretti è quasi un orto meraviglioso del PD in un momento in cui in Italia purtroppo ci stanno c'è stato un calo generalizzato, probabilmente la politica di Renzi, probabilmente altri tipi di politiche che non sono andate poi un granché a buon fine. È difficile dire e capire che quali sono le tematiche. Però la gente è andata a votare, ecco, diciamo, siamo quasi come le ultime politiche di nel travaso dei voti, a questo punto, nel travaso dei voti, quello che siamo, abbiamo fatto un piccolo studio per capire poi alla fine con le cose come sono andate, praticamente l'elettorato del Partito Democratico si è riversato verso i 5 Stelle, e andando a depauperare proprio quello che era lo zoccolo forte, lo zoccolo duro proprio del Partito Democratico. Mentre all'interno della coalizione del centrodestra i voti di Forza Italia, Berlusconi, sono poi transitati verso Salvini. Ora a questo punto molti, quando si faceva girando poi per i vari salotti in cui sono stato invitato in questo fine settimana per parlare, proprio perché quando si sta parlando di politica mi chiamano, perché così almeno, perché non possono invitare tutti i politici, si ricordano che di far parlare anche me, e poi assieme ad alcuni che erano magari politici della regione Lazio e che facevano capigruppo eccetera.
Quello che poi è stato detto, che la, per avere una maggioranza all'inizio incominciano tutti quanti a pensare che bastasse il 40%. Allora, non è vero, perché per avere una maggioranza attualmente nel Parlamento serve il 50% dei seggi e non dei voti. Attenzione, perché questo? Perché nella, nel calcolo iniziale il 40% è uscito fuori, perché se una coalizione avesse avuto il 40% dei consensi, ovvero sia dei voti, avrebbe governato con una maggioranza. E questo qui era la legge elettorale, quello che diceva. Siccome nessuno ha raggiunto il 40%, gli sono stati dati alcuni voti che erano al maggioritario, alcuni voti che erano al proporzionale. Quindi alcuni seggi sono stati calcolati col maggioritario e alcuni seggi sono stati calcolati col proporzionale. Allora, che succede? Che a questo punto è il computo dei seggi che dà la maggioranza, ovvero nella Camera, se superi i 315 seggi, hai la maggioranza, però questi seggi vanno sommati. È e non vero, è detto è che quello va là, legge, va là. Questa legge elettorale, quindi, che è stata tanto difficile partorirla, ha comunque scontentato bene o male tutti. Ma se andiamo a vedere un attimo l'analisi del voto a Roma e a Milano, ci sono state due cose curiose. Dove il PD ha tenuto è stata nella zona di Roma Parioli e nella zona della Milano Bene, che è strano, perché una volta, quando noi eravamo ragazzini, c'era il Radical Era Chic. Al contrario. C'era il Radical Chic che andavano in giro con l'unità sotto braccio e facevano vedere che votavano a sinistra perché distinguersi. Oggi invece la cosa curiosa è che le zone buone, dove è presumibile che vivano persone abbastanza facoltose, hanno avuto molta paura di dare il voto ai 5 Stelle, lo hanno dato al PD, hanno continuato semmai a darlo al PD perché evidentemente era una sorta, una forma di sicurezza. Quindi molta gente, i benestanti possiamo dire, se vogliamo dare un'analisi molto superficiale di questo voto a due giorni dalla fine delle elezioni, e probabilmente ha avuto paura perché chissà che cosa fanno, perché probabilmente i 5 Stelle sono votati in gran parte da persone che sono sfiduciate, tant'è vero che nel sud, dove ci sono grossi problemi di occupazione, di mafia e di quant'altro, c'è stata veramente una grandissima performance del 5 Stelle. Però, come spesso capita, chi vince non governa, tant'è vero che, come a Roma è successo, l'Ordine dei Medici è stato vinto e poi il presidente era un altro. Io credo che anche in Italia molto probabilmente succederà che Di Maio non farà il premier, perché il discorso dei veti incrociati probabilmente porterà ad una situazione diversa. Però, dottor Piro, noi facciamo i medici, quindi le nostre analisi politiche lasciano sicuramente il tempo che trovano. Però non è che siamo cretini che non possiamo fare l'analisi, cioè, diciamo, la stiamo facendo in qualche modo. Non per essere così proprio a denigrarci, ma la calcolatrice ce l'abbiamo pure noi, attenzione. Però io ricorderei, e poi chiudiamo perché andiamo a vedere poi le notizie della settimana, con una cosa, un ricordo di tanti anni fa, quando questa legge elettorale era la legge elettorale del nostro paese ed era quella che governava poi in fondo il nostro paese, c'erano esattamente gli accordi e la concertazione per quanto riguarda le forze politiche. Non si riusciva ad avere una maggioranza assoluta e quindi ci stavano i governi, ci stava il pentapartito, ci stavano gli accordi che venivano fatti tra due forze per poter governare e raggiungere e superare quel famoso 315 alla Camera, che poi è il massimo della... Dottor Piero, c'era la Democrazia Cristiana che faceva da cuscinetto tra le due opposte fazioni. Poi c'è stata una sorta di bipolarismo, no? Con l'arrivo di Berlusconi c'è stato sicuramente un bipolarismo, o destra o sinistra. Se vi ricordate, no, poi è successo questo, che il governo Craxi praticamente ha governato con 78 seggi rispetto a tutti. Perché? Perché era costituiva l'ago della bilancia, che se si fossero andati... Allora adesso... I primi tempi c'erano il 4,5%, poi sono arrivati al 12% socialisti, 12-13%. Erano 78 seggi su tutta la Camera. La perché era 200 voti. Esatto. E costituiva l'ago della bilancia. Oggi questo non sarebbe più possibile. Oggi mi ha dato, attenzione, perché se per caso i 5 Stelle volessero governare e si prendessero 80-90 voti,
Chi governa non sono i 7 5 Stelle, sono quegli 80 voti che ti dicono che io ti do la fiducia se tu mi dai tre ministeri e una vicepresidenza del Consiglio. Tant'è che la prima, le prime dichiarazioni di Maio e di Battista sono state quelle di dire cercheremo accordi con tutte le forze politiche, quando prima avevano detto noi non faremo inciuci, noi siamo politici, noi siamo... E comunque la politica è così, dovranno la politica farlo è fatta di grosse alleanze, di tapparsi il naso ogni tanto, dovranno per forza farlo. Anche perché hanno fatto dei calcoli, riandare a votare, sa quanto tempo ci vuole per rimettere in moto tutto il giocarello? Almeno un anno. Quindi se si dovesse ritornare alle urne, a parte la spesa inutile di denaro pubblico, ci vuole almeno un anno, quindi forse è meglio che si tappano un po' il naso e si mettono d'accordo. Va bene, allora notizie della settimana, andiamo a vederle. Allora, abbiamo visto nella notte tra sabato e domenica passati c'è stata la morte del calciatore Astori. Ci siamo chiesti, ma uno sportivo così super controllato come era lui è potuto morire così? C'era qualcosa che si poteva fare? Lo vedremo più tardi. Finalmente, dopo tanti anni, quasi al traguardo della nuova convenzione dei medici di famiglia, è stato siglato un preaccordo. Mancanza di nuovi medici, facciamo il punto della situazione sentendo i presidenti FNOMCEO, EMPAM, FIASO e i giovani medici in formazione. A lei, dottor Pirro. Allora, così rapidamente, perché tanto dopo ormai l'influenza è finita, è finito il freddo, pochi stracci, temperature, insomma la norma stagionale tra breve incomincia ad innalzare a quanto dicono le previsioni, piove molto, però comunque l'influenza a quanto pare sta in calo. Sì, beh, abbiamo visto, non facciamo vedere le diapositive perché sono semplicemente una copia di quelle della settimana scorsa con la curva sempre in discesa. Io penso che ormai forse la prossima settimana c'è ancora qualche piccola coda, però possiamo dire che è finita. Allora, la notte di sabato e domenica a Udine, durante il ritiro della Fiorentina, nel sonno è morto il calciatore Astori, che era il capitano della Fiorentina. Questo è successo nella notte, nell'arco della notte, sabato e domenica, il calcio sconvolto, sono state sospese tutte quante le partite di calcio per quelle che dovevano essere giocate, perché altre due erano state già giocate il sabato quando non è ancora accaduto nulla. Ma al di là di questo, che poi è un lutto per tutto lo sport italiano, perché quando muore uno sportivo, un professionista così all'improvviso, per poi nemmeno nel campo di calcio sotto sforzo, ma mentre dormiva durante la notte, molti si pongono degli interrogativi. Ma com'è potuto succedere che uno sportivo possa essere deceduto in questo modo? Adesso possiamo vedere, perché noi in questo abbiamo cercato anche di informarci e di sentire qualche cardiologo, qualche medico sportivo che ci chiarisse un pochino i dubbi sulla situazione. In effetti la cosa ha sconvolto non soltanto noi, ma ha sconvolto un po' tutti. Quando una cosa accade a una persona come noi, un po' di pancetta, un po' di sedentarietà, lo capisco, ma quando accade a uno sportivo controllato, a un atleta professionista, questo tende a sconvolgere un po' tutti, e oltretutto anche nel sonno e non in attività. Per questo abbiamo, per parlare proprio di questo, abbiamo chiamato il dottor Fabio Biferali, che è specialista cardiologo e anche specialista in medicina dello sport, ex unità coronarica del San Giacomo. Dottor Biferali, buon pomeriggio, buonasera e benvenuto con noi. Buonasera. Allora, come ho detto, la cosa mi ha un po' sconvolto, perché finché è uno di noi che fa uno sforzo eccessivo e succede un accidente cardiovascolare, lo capisco, ma un atleta, e per giunto un atleta durante il sonno. Ma un atleta non è un personaggio tra virgolette normale, è un personaggio che sottoposto a stress psicofisico, impegni sportivi, quindi non è una persona, diciamo, come dire, così consueta, diciamo, nella nostra attività, diciamo così, diagnostica, no? Quindi sono persone un po' particolari, però l'attività fisica è un'attività che va sempre fatta
conoscendo il tipo di impegno che si deve affrontare, e ovviamente occorre sempre fare uno screening. E questa, noi nel nostro diciamo ordinamento professionale siamo molto svantaggiati rispetto all'Europa, all'America. Abbiamo una normativa medico-sportiva molto efficace, quindi diciamo questo, nonostante tutto, ci sfuggono a volte qualche elemento di pericolosità nello screening diagnostico. Molto spesso non è possibile, diciamo così, escludere al 100% qualsiasi cosa, no? L'autopsia qua, io l'ho letto dalle notizie, perché poi a questo punto parla il dottor De Nicolò, che è colui che poi ha fatto uno dei specialisti, è stato nominato proprio dalla procura, e parla di una morte cardiaca senza evidenze macroscopiche. Praticamente il cuore ha rallentato in maniera anomala e il suo battito si è arrestato, e hanno trovato, pare, tutto su base a bradiria aritmica, ha detto, con spiccata congestione polivisceraria ed edema polmonare. Quindi nel sonno si è fermato il cuore a questa atleta. Io credo che noi non abbiamo tutte le informazioni legate, diciamo, a questa situazione drammatica, no? Cioè probabilmente non sappiamo neanche se è avvenuta nel sonno o se è avvenuta, diciamo, durante, diciamo, come dire, il riposo. Non sappiamo questo. Sappiamo che ha fatto un'autopsia. Le persone che hanno svolto l'autopsia, il professor Tiene e di Padova, sono persone molto esperte. Ovviamente hanno potuto soltanto escludere delle cardiopatie organiche, cioè quindi l'autopsia ha escluso diciamo malformazioni, diciamo, macroscopiche, però questo non esclude, diciamo, che ci possono essere state altre situazioni legate a, come dire, a delle forme genetiche di cardiopatie aritmiche. Su base aritmica, che poi non lasciano strascichi. Sono molto rare, però esistono, diciamo, delle cause, diciamo così, che possono anche sfuggire a un controllo di routine. No. Per esempio la sindrome del QT lungo, sì. La sindrome di Brugada, le mutazioni del DNA che spesso, diciamo, si associano alla morte improvvisa. Certo, l'autopsia ha escluso la cardiomiopatia ipertrofica, che è una malattia molto importante e che spesso è causa di morte improvvisa negli atleti, non ha evidenziato una cardiopatia aritmogena del ventricolo destro, altrimenti avremmo potuto vedere, diciamo, come dire, qualche cosa di macroscopico a livello ha escluso probabilmente anche una miocardite apparentemente, quindi, che è un'altra causa di morte improvvisa. Quindi sulla base di quello che hanno detto, ma sempre preceduto, che deve, diciamo così, sarà sicuramente più evidente quando si farà l'analisi genetica fatta sul prelievo del sangue e del tessuto miocardico del povero atleta. In quel caso qualche notizia in più si potrebbe avere. Esistono circa 50 geni che possono contribuire a delle malattie cardiache che poi possono generare la morte cardiaca, quindi anche se sono molto rare, ma insomma più si fa strada, diciamo come dire, lo screening, più a volte vengono evidenti. Senza poi tralasciare anche la questione farmacologica, ma non la questione farmacologica cattiva, la possibilità che ci sia anche un evento collaterale di un farmaco magari utilizzato comunemente, un antistaminico o qualche cosa che abbia magari portato un'aritmia, e quindi in particolari condizioni sfortunate portare una cosa del genere. Questo chi mai, poi non deve essere escluso nemmeno questo poi. Ma guarda, parlare del caso specifico è un po' difficile, perché ripeto, non sappiamo nulla, sappiamo soltanto, anche perché poi credo che la società non è che sia intenzionata a dire un po' tutto, no? Nel senso, non lo so, potarsi, non è il caso suo, ma insomma tanti giovani fanno sport, non è il caso suo, ripeto, fanno sport, fanno uso di anabolizzanti, io non dicevo proprio delle sostanze, quelle tra parentesi cattive, no? Una volta c'è stato un atleta che ha avuto la rottura del tendine d'Achille all'improvviso, e perché aveva preso l'antibiotico, aveva preso la ciprofloxacina perché gli avevano dato per raffreddore. Quindi dire magari un farmaco che era di uso comune che poi ha creato un problema in una casa arci sfortunata. Però io volevo partire e fare un discorso un po' più ampio. Succede all'atleta, però noi molte volte sottovalutiamo anche sia le nostre possibilità, di noi che non siamo atleti, e delle volte mal sopportiamo eventuali controlli prima di un'attività fisica.
noi che poi facciamo attività amatoriale, diciamo. Certo, questo è un argomento molto delicato, perché poi questi eventi così, diciamo, mediatici, importanti, poi, diciamo così, espongono alla realtà di quella di tutti i giorni, no? Nel senso che noi facciamo tanti certificati medici per andare dalla palestra ai ragazzi, le attività agonistiche nella preadolescenza, quindi sono tanti motivi che ci fanno riflettere su questo. Io credo una cosa, che dobbiamo lavorare con serenità, perché lavorare con la paura che ci sfugga qualcosa, diciamo, non è giusto. Bisogna lavorare con serenità. Queste morti improvvise spesso hanno una componente genetica, e quindi è molto importante fare una buona anamnesi, soprattutto un'anamnesi familiare, diciamo genealogica, quindi il padre, la madre, il nonno, chiedere sempre se qualcuno è morto di morte improvvisa o in cause, diciamo così, in situazioni strane. Questo sicuramente ci porta diciamo, come dire, ad approfondire l'aspetto potenziale di una aritmogenicità del paziente, capito? Quindi è molto importante l'anamnesi. Poi ovviamente il primo esame è l'elettrocardiogramma fatto bene, ma fatto bene nel senso con dei dati clinici anamnesici dati al cardiologo, e non chiesto così rutinariamente, che può, diciamo così, può essere un fatto quasi molto meccanico la lettura, e non ci si addentra a quello che poi magari va cercato. L'elettrocardiogramma è molto, l'elettrocardiogramma basale è molto importante come screening. Poi ovviamente, insomma, sui giovani, laddove c'è una componente, diciamo così, di reperti stereoacustici, diciamo così, che possono mettere in dubbio, o comunque che per avvalorare diciamo l'aspetto, come dire, anorganico di un rumore, è sempre bene fare un ecocardiogramma. Quindi elettrocardiogramma base, ma dopodiché ecocardiogramma. Tante cose le escludiamo con questi due test diagnostici, no? Escludiamo tutte le patologie organiche, sì, che possono essere legate allo sport e alla morte improvvisa, come la cardiopatia ipertrofica, la cardiopatia dilatativa, la cardiopatia aritmogena del ventricolo destro. Insomma, sono tante le cose che possiamo escludere con questi due semplici esami. Una cosa volevo dire, io più che altro gradirei, che io lo dico sempre, poi lo dico sempre alle madri, ai genitori, di non approcciare queste cose come un fastidio, perché sono cose che poi, più che altro, l'educazione andrebbe fatta sia sui medici, che vabbè, loro già sanno più o meno, poi che lo conoscono il paziente, però una grossa educazione andrebbe fatta sui genitori, che molte volte queste cose dicono che sono degli inutili orpelli e gli fanno perdere tempo. Sul sospetto è meglio perdere tempo, nel senso che sul sospetto di qualcosa, insomma, è meglio perdere tempo. Prima di fare un'attività fisica è preferibile, sì, insomma, sì, non c'è questo di tempo perso può portare tanti vantaggi, diciamo. No, ecco. Anche perché poi una volta, diciamo, questi sono accertamenti che puoi fare anche una volta, diciamo così, nella vita, no? Nel senso, è una stadiazione iniziale che non è che deve essere ripetuta ogni anno, capito? Cioè fare un ecocardiogramma e avere un ecocardiogramma normale va bene per tutti gli anni a venire, no? Magari è semplicemente sufficiente fare un elettrocardiogramma prima della stagione dello sport, no? È preferibile annualmente qualche controllo farlo, perché per la salute della persona, la salute del ragazzo, ma anche per noi che stiamo sempre, passiamo dal sedile, dalla sedia della banca, dello studio, e andiamo a giocare a tennis, un controllo prima di fare queste cose non andrebbe male, giusto? Certo. Io credo che questa sia la cosa importante. Poi dopo, diciamo così, dipende da quello che emerge da questi due semplici esami, no? L'ego e l'ECG di base, e poi da lì puoi fare qualche altra cosa. Però questo tipo di patologia, da cui apparentemente diciamo è morto questo povero come si chiama? Astori, sì, Franco Astori, sì. Insomma, credo che stiamo nell'ambito di quelle rare forme genetiche delle cosiddette canalopatie, no? Cioè le malattie legate all'alterato scambio ionico che porta ad aritmie. Parlo della sindrome del QT lungo, oppure della sindrome di Brugada. Ecco, questo mi sembra che, se
la premessa della visita dell'autopsia può lasciare spazio soltanto a queste altre due ipotesi. Io ringrazio il dottor Fabio Biferali. Grazie a voi. È un po' difficile parlare di queste cose così al telefono con molta dottor Biferali, io la invito fin da ora, ci vedremo sicuramente per fare qualche puntata proprio su questo, perché è un argomento non solo interessante ma anche altamente formativo, perché se uno è consapevole di certe cose probabilmente ci sarebbero meno problemi, cioè nel senso meno problemi di salute, cioè se uno è consapevole che deve controllarsi e deve vedere, gli stili di vita sono importanti. Ci rivedremo sicuramente per fare qualche cosa, non al telefono e magari parlarne più diffusamente, va bene? Ok, grazie, buon lavoro. Grazie. Io ricordo che il dottor Fabio Biferali è specialista cardiologo in medicina dello sport e anche ex unità coronaria dell'ospedale San Giacomo. Abbiamo visto a questo punto che sì, è successo all'atleta, ma noi dovremmo un po' inculcare una certa, non dico tanto politica, un certo stile di vita che si approccia in maniera diversa a fare dei controlli prima di fare attività sportiva. Sapersi controllare, bisogna fare prevenzione, bisogna fare informazione, quindi nelle scuole, negli studi medici, perché è vero, come è stato detto, lo sportivo è super controllato e le fatalità possono accadere, però se noi controlliamo molto attentamente i nostri figli e le persone alle quali facciamo i certificati di attività sportiva, possiamo sicuramente salvare delle vite. Allora, in effetti sì, è difficile ricominciare pensando a quello che è successo domenica. Comunque ci sarà l'autopsia, ci saranno i funerali e tutto quanto, e quindi poi il circo mediatico, il grande circo del calcio, purtroppo the show must go on continuerà con i tributi e gli omaggi che ci saranno il prossimo fine settimana. Allora, in questi giorni è stato firmato il preaccordo per la nuova convenzione dei medici di famiglia, ma al di là di questo ci sono tante altre considerazioni. Una notizia importante notizia che sta andando avanti da un bel po' di tempo è l'allarme lanciato per quanto riguarda la carenza dei medici. Ci saranno tantissimi medici in pensione, ci saranno zone scoperte, ospedali che non hanno più i medici per poter curare le persone. È vera questa cosa, non è vera, quali provvedimenti si stanno prendendo, e tutto questo ovviamente si sposa anche con la convenzione per i medici di famiglia, dove proprio la norma per l'aumento dei massimali e le norme che tentavano di coprire zone poi che rimanevano scoperte sono state stralciate e firmato solo un accordo economico. Di questo ci parlerà questa sera il nostro carissimo Mario Miserendino, che vedo anche già nel triangolino di collegamento live da Milano, dove parleremo di accordo collettivo nazionale, parleremo di carenza medici e poi affronteremo il problema anche sentendo gli attori di tutto quanto questo, il presidente della Fronceo, il presidente dell'EMPA, e vedremo che cosa poi ci diranno proprio su questo. Andiamo a vedere Mauro Miserendino e Ficcanaso. Salve da Mauro Miserendino. Quest'oggi parleremo di convenzione di medici di famiglia, perché è stata firmata una preintesa per il recupero degli arretrati di 7 anni di contratto bloccato, 5 anni tra il 2010 e il 2015 più 2016 e 2017. Si tratta di abbastanza soldi, diciamo. Sono soldi una tantum che poi a regime diventeranno gli 80 euro promessi dal governo Renzi a tutte le categorie pubbliche e reclamati e ottenuti dai sindacati della medicina generale, in particolare mi ricordo Finge, nella convenzionata. Non sono 80 euro netti, ma sono lordi. In cambio i medici faranno determinate cose, ma attenzione, non si tratta della convenzione definitiva, si tratta soltanto di una pre-intesa sul recupero degli arretrati. Quello che faranno i medici
è scritto nero su bianco, vengono dettate nuove regole per l'accesso che lo facilitano, soprattutto per gli studenti del corso di medicina generale che hanno dovuto sospenderlo, si pensi alle studentesse che aspettavano un bambino e magari sono dovute assentare 5 mesi. Bene, questi studenti potranno completare il corso dopo la sua chiusura e comunque fare domanda in graduatoria come i loro compagni di corso entro gennaio, a patto che poi quando vengono chiamati presentino il diploma perché hanno finito il corso. E la norma si rivolge a maschi e femmine, però è importante, è stata sollecitata per le lavoratrici madri medico da Beatrice Lorenzina a Vincenzo Pomo. Beatrice Lorenzina aveva sollecitato anche un possibile innalzamento del massimale, ma questa seconda cosa in realtà a 1800 assistiti soltanto in zone disagiate e a patto che il medico lavorasse in gruppo per non subire il contraccolpo di tanti assistiti, tra i quali cronici in più, ecco, questa possibilità è stata messa in discussione dagli stessi sindacati, in particolare SNAMI e SMI sono preoccupati perché può fare da tappo all'ingresso di giovani in certe aree del paese e pertanto non se ne è fatto niente. È stato invece regolamentato, in un modo di cui ci occuperemo in seguito, il diritto di sciopero. Non sembra che ci siano però particolari novità che fanno sobbalzare, questo poi salvo imprevisti. E invece si chiede che le ASL e le regioni si adoperino per dare sedi idonee di guardia medica. Io però mi soffermerei sul problema della carenza dei medici, perché la convenzione nasceva proprio per, è stata affrettata non solo in vista delle urne, che avere una convenzione fatta e dei soldi da utilizzare subito è meglio che dover aspettare la formazione del nuovo governo, ma nasceva soprattutto per sbloccare la situazione in cui versiamo con l'esodo di 33.000 medici previsto nei prossimi 10 anni. E di questi un 16.000 se ne vanno già subito nei prossimi 2-3 anni e quindi aumentare i posti nel tirocinio triennale a 1.300-1.400 non serve, perché questi medici saranno pronti per le graduatorie del 2021-2022. Nel frattempo se ne pensionano già tantissimi e i 3.000 che sforneremo, è un termine complicato, ma nei prossimi 3 anni non servono. A colmare tutto questo vuoto che si sta creando tra Emilia Romagna, Lombardia, ma anche in Campania. Ci sono dei dati che ha diffuso il segretario FIMG Silvestro Scotti, che dicono che anche le graduatorie campane sono rese pesanti dall'età media dei medici che vi sono iscritti. E quindi il problema è quello di trovare altri rimedi. Piomba come un fulmine a ciel sereno una proposta da Milano, da FIMG Milano, che sembra condivisa a livello lombardo ma anche a livello nazionale, sembra essere nel paniere delle riflessioni da fare, non solo di aumentare i posti al tirocinio triennale, ne parla Vito Pappalepore su Milano Tomorrow, ma è ripreso da FIMG Notizie, ma anche di aumentare il fabbisogno all'università, cioè aprire il numero programmato che esiste dal 1997, che è sostenuto da FNONCEO, perché si dice già adesso licenziamo tanti 6.000 specialisti e 1.000 medici di medicina generale, restano fuori 3.000 medici sui 10.000 che si laureano. In realtà da conti fatti con più attenzione, stando fuori dal dibattito regioni università che vogliono 12.000, non c'è un ministero che vogliono 8.000 e poi si accordano su 10.000, stando fuori da questo sembra che ci sarebbero tanti posti nelle università lasciati liberi da studenti che se ne vanno via al primo anno, e poi ci sono, sarebbe un 7.000, e ci sono i 9.000 riammessi al TAR nelle annate accademiche 2013-14 e 2014-15. Quindi attenzione che c'è ancora da grattare, il fondo del barile non si tocca mai, toccare il numero programmato però effettivamente è un grosso dibattito, ne parla anche Alberto Liveti, intervistato, non di numero programmato, occhio, però intervistato da Giampiero Pirro, dice l'università dovrebbe calcolare non solo i fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale, ma quelli più ampi del privato, perché solo
su due gambe, perché poggiando su due gambe pubblico più privato si ottengono i reali effettivi fabbisogni di medici in questo paese, altrimenti da qualche parte qualcuno manca. Oh, buonasera dal vostro Ficcanaso, grazie. È un discorso abbastanza tecnico, ma è propedeutico a quello che abbiamo detto. Infatti c'è stata una frase che è stata emblematica. Adesso coloro che inizieranno il corso adesso, e se, come voci di corriere lo dicono, tra breve ci sarà un grosso aumento delle borse di studio, delle borse per il triennio di formazione, e nel momento in cui cominceranno adesso, il prossimo anno, ci saranno 3 anni affinché questa gente, e tutti questi medici che hanno raddoppiato, queste borse di studio raddoppiate per arrivare a compimento. Quindi di conseguenza, partendo dal 2019, 20, 21 e 22. Perché se il raddoppio lo fanno la settimana prossima, per dire, delle borse di studio, faccio un'ipotesi, è logico che fino adesso le regioni hanno detto che non l'aumentano perché hanno paura di spendere, quindi sicuramente nel disegno per sistemare le cose c'è questo, ma non mi pare che ci sia una volontà così netta nel volerlo fare. Speriamo che quello che dice lei, dottor Pirro, sia giusto. Mi danno voci di corridoio che probabilmente la cosa a breve troverà uno sbocco, anche perché qualcosa dovranno fare, e di questo noi abbiamo parlato con il presidente della Fronceo, Filippo Anelli, che ci ha rilasciato questa dichiarazione esclusiva, e proprio su questo, perché abbiamo fatto una domanda, ma come mai quello dice no, quello dice no, quello dice no, a che punto arriviamo? Vediamo. Allora, carenza medici, 47.000 medici che mancheranno nei prossimi anni, le regioni dicono no alle borse, a questo punto non hanno cogenza del problema. Chiudiamo il Servizio Sanitario Nazionale, la conseguenza, no? Cioè, senza la medicina generale, senza le borse di specializzazione, credo che non si possa più parlare di Servizio Sanitario Nazionale. È un grido d'allarme che abbiamo lanciato di fronte a una serie di dati pubblicati da tutte le testate e da molti centri studi. La risposta delle regioni è stata non aumentiamo le borse di medicina generale, questo mi sembra, come dire, un atteggiamento molto grave. Ne parleremo nel prossimo incontro che ho chiesto alla Lorenzin sulla medicina generale insieme con le regioni e le università. Bisogna fare attenzione perché in Spagna attualmente hanno fatto il calcolo che mancheranno nei prossimi 2 anni 16.000 medici di famiglia, e la Spagna è un paese che può dragare i sanitari dal nostro paese. Assolutamente sì, ma non è solo questo il problema. Il tema è che accanto alla carenza si sta aggiungendo anche una discussione di carattere culturale sul trasferimento delle competenze dal medico ad altri operatori sanitari. È chiaro che se questo dovesse avvenire, cioè il cosiddetto task shifting, avremo un abbassamento della qualità dell'assistenza incredibile, perché questo meccanismo l'OMS lo prevede esclusivamente per le zone di guerra o nei paesi del terzo mondo, e certo l'Italia non può essere considerato un paese del terzo mondo. Allora, i dati, quelli lì che possono fornire, sono forniti dall'ENPAM, perché ovviamente l'ENPAM ha esattamente i dati di coloro che andranno in pensione o coloro che stanno in fase di pensionamento. E ovviamente come ente di previdenza. E anche se poi, come giustamente ha detto il nostro Mauro Miserentino, anche se inizieranno da domani a raddoppiare le borse o da dopodomani a raddoppiare le borse, queste borse entreranno tra 3 anni, e in questi 3 anni purtroppo il danno probabilmente è già fatto. Sì, beh, ci stanno tante cose da poter fare, non soltanto l'ingresso, ma facilitare anche l'uscita e l'entrata nel mondo del lavoro. Quindi se volessero mettere mano su una situazione ormai incancrenita da tempo, potrebbero farlo tappando un po' di buchi in corso d'opera, dottor Pirro, non è così difficile. Sì, si aumentano le borse, ok, però poi dopo facilitiamogli l'entrata
nel mondo del lavoro. E a questo l'abbiamo chiesto proprio all'Alberto Oliveti, Alberto Oliveti che è il presidente dell'ENPAM, gli abbiamo chiesto poi a questo punto com'è la situazione. Tutti dicono di no, ma a questo punto perché dicono tutti di no alle borse e perché dicono di no a investire sui futuri medici, quindi poi dovrebbero andare a coprire determinati posti e i dati dicono che stanno praticamente, che finiranno a breve i medici in servizio. Andiamo a vedere l'intervista Alberto Oliveti. Carenza medici, le regioni dicono no all'aumento delle borse di studio, qualcun altro dice massimali aumentati no, tutti dicono di no, hanno coscienza del problema. Mi pare di ricordare il film Titanic. Credo che ci sia qualche problema. In Italia si sta verificando un clamoroso buco di medici sul territorio. I numeri come EMPAM li abbiamo sottolineati, forse siamo stati i primi a evidenziare con forza il problema. Circa 30.000 medici nei prossimi 10 anni andranno in pensione. Quindi è chiaro che se non vengono rimpiazzati il problema dell'assistenza primaria avrà dei buchi, delle carenze importanti. Da questo punto di vista, quindi, crediamo sia corretto che vengano preparati medici adatti al rimpiazzo. Le borse di studio sono chiaramente insoddisfacenti, insufficienti. Noi come EMPAM abbiamo anche proposto il meccanismo dell'anticipo di prestazione pensionistica, la famosa app, che però ha qualche difficoltà ad essere applicata. Speriamo adesso nel rinnovo convenzionale si possa prevederla nell'articolato. Questo potrebbe permettere un tampone di transizione, non lo chiamo in maniera diversa. L'intervento però deve essere strutturale. O si crede nella medicina del territorio, o si crede nell'assistenza primaria e nelle cure primarie come elemento fondamentale per far funzionare bene un servizio sanitario nazionale, e si è quindi conseguenti nei fatti, sia nella politica che nella programmazione a questo, o altrimenti si dica che si vuole lasciare l'assistenza territoriale ad altre modalità di esecuzione. Noi siamo preoccupati come Fondazione EMPAM, siamo preoccupati come professionisti, devo dire che siamo preoccupati anche come cittadini, perché crediamo che se si vuole rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale come stiamo provando a fare, si debba ragionare su una base, su una fondamenta forte. Essere chiamato medico di base in 38 anni di professione mi ha sempre dato fastidio. Adesso lo voglio usare dicendo che noi siamo la base del rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e useremo tutti i mezzi per poter poi vedere che ci siano atti conseguenti a questo obiettivo. Anche perché occhio che negli altri paesi, ho letto la Spagna, 19.000 che mancano, cercano di attingere. Non v'è dubbio che noi siamo i principali provider di futuri medici per l'Europa. Negli ultimi anni metà dei medici che si sono trasferiti, che sono iscritti alle facoltà europee dal proprio paese d'origine, sono italiani. Quindi non siamo soltanto provider di cervelli, che mi auguro che non siano in fuga ma solo in viaggio, di cervelli medici, ma siamo anche provider di aspiranti medici. Io credo che sia anche abbastanza, come posso dire, paradossale la situazione per il quale abbiamo giovani che vogliono fare il medico e un sistema che non li accoglie in una misura accettabile, creando le fortune di nuove università in paesi abbastanza marginali come Albania o da altri posti, senza nulla togliere, intendiamoci, ma se dobbiamo pensare al Servizio Sanitario Nazionale Italiano, credo che debba venire in Italia questa risposta. La miopia sulle borse di studio, atteso che poi le borse di studio sono un'evidente retrocessione di una specializzazione, sia per valore assegnatogli dal punto di vista dell'impatto di rilevanza sociale, sia anche per il discorso meramente finanziario, questo lo sappiamo tutti, però averle anche ridotte numericamente rispetto al bisogno conclamato, credo che sia un grande errore strategico, una grande contraddizione di fondo, e penso che la politica su questo si debba interrogare bene. Allora, abbiamo visto delle ottime considerazioni qui è un'ottima considerazione. Anche perché giustamente, ma 16.000 medici mancheranno in Spagna, che la Spagna è quella più affine con la nostra lingua, perché un conto che mancano 20.000 medici in Germania e devi imparare il tedesco, un conto che vai in Spagna e devi imparare lo spagnolo,
a questo punto i medici, se trovano delle difficoltà qui in Italia, se trovano delle complicatezze qui in Italia, se trovano che ci stanno le graduatorie che per fare la domanda ci si mettono 20 anni, burocrazia, diciamo che problema, gli fanno un corso, il problema parte. Grosso nostro è stata proprio una miopia nella programmazione scarsa e malfatta, con l'idea di risparmiare e invece ad oggi ci troviamo. Però io sono ottimista, dottor Pio, sono convinto che se qualcuno ci mette le mani in maniera decente le cose cambiano, tant'è che il nostro nuovo presidente Zingaretti, la prima cosa che ha detto, voglio continuare a lavorare nella sanità, speriamo che glielo consenta. No, a parte no, sicuramente glielo consentiranno, anche perché questa cosa qua, come dicevo io, come dicevamo precedentemente, come abbiamo detto poco il presidente Olivetti, anche poi a microfoni spenti, è un problema che si ripercuote in tutta la sanità. Non noi stiamo parlando della medicina di famiglia, ma si ripercuote in tutta la sanità. Ci sono gli ospedali che corrono il rischio di non avere più medici e dover importare medici. Già adesso in alcuni ospedali d'Italia fanno dei contratti a termine, ma anche contratti a non specializzati. Il rischio è quello che diceva il dottor Anelli, del task shifting, cioè che altre categorie professionali vanno a fare lavori dei medici. Lo vedremo dopo anche nella rassegna stampa, che questo rischio non è soltanto, è un rischio reale. È un rischio reale. E però per parlare della questione degli ospedali abbiamo intervistato il presidente della FIASO, Francesco Ripa di Miana, che era presente sempre, e gli abbiamo chiesto ma questo può e quanto l'organizzazione ospedale del territorio può sopperire a questa carenza, e glielo abbiamo chiesto. Allora, l'ospedale è quello poi che ha più problemi nel momento in cui si effettuano tagli, quindi nel momento in cui non ci sono investimenti in una programmazione sanitaria. Però è anche il luogo che, avendo un'organizzazione molto definita, in cui è più facile rendere le cose più efficienti, e quindi in questi anni è stato anche il luogo in cui si è risparmiato di più. Diciamo che come azienda a volte siamo preoccupati che sul territorio, invece, essendo la cosa meno definita, sia più difficile operare con maggiore efficienza. E parliamo della carenza medici, no? La carenza medici, in questo caso l'ospedale probabilmente ne subirà maggiormente l'impatto, perché deve sopperire a servizi come il pronto soccorso, come le corsie. Probabilmente avrete problemi nei prossimi anni. Ma probabilmente sì, sulle specialità molto specifiche. E questo sta già avvenendo in maniera focale in tutta Italia, mancano i pediatri di qua, gli ortopedici di lì, mentre è ridotta ora l'emergenza su altre specialità più generali come quelle dell'anestesiologia. C'è un tema, forse bisogna separare definitivamente la carriera professionale da quella gestionale, e all'interno della carriera professionale prevedere anche un ruolo più chiaro sui medici che si prendono in cura il paziente, si prendono in carico il paziente, che ne diventino, diciamo, il punto di riferimento, e gli specialisti che invece operano attraverso attività prestazionali all'interno di percorsi. Questo può permettere un elevato livello di efficienza e quindi anche affrontare questo, che è un dato di fatto, perché è stata una cattiva programmazione negli anni, prima troppi medici e poi troppo pochi, potrebbe affrontare in maniera questa sfida, in maniera con degli strumenti in più di quelli che abbiamo avuto fino adesso, in cui tutti però vogliono rimanere nella posizione dove sono, tutti vogliono la classica organizzazione ospedaliera, gli stessi medici di medicina generale non decidono di entrare nel sistema pubblico in maniera entusiastica fino in fondo. Bene, allora credo che ognuno deve dare il suo contributo per far sì che questi medici che entrano adesso e quelli che rimangono possano lavorare bene, facendo leva sull'innovazione. E un maggior rapporto fra ospedale e territorio, aumentare questo rapporto
che c'è tra la territorialità e l'ospedale potrebbe risolvere molti problemi? Assolutamente sì, infatti tutto il tema delle reti e dei percorsi diagnostico terapeutici va in questa direzione. Il chronicer model, la cronicità impone che il momento ospedaliere deve essere raro, giusto, fatto al momento giusto e non la panacea di tutte le carenze del territorio, e viceversa la dimissione da un ospedale specialistico deve trovare nel territorio la possibilità al paziente di essere monitorato e non di doversi spostare di 800 km per andare dove ha fatto l'operazione. Quindi adesso con lo sviluppo delle reti e dei percorsi abbiamo molti più strumenti per farlo. Di nuovo ci vuole una maggiore adesione entusiastica anche dei professionisti. Il management in questo senso è quello che pone il problema, dà le regole e fa che tutti possano collocarsi in questo sistema. Grazie. Abbiamo visto che il problema è abbastanza cogente, importante. Io mi auguro che poi nei prossimi giorni si riesca a trovare una risoluzione, però come abbiamo detto prima, purtroppo siamo in ritardo. Siamo in ritardo, speriamo solo nei giovani, dottor Pirro. In effetti la carenza di medici sta piano piano interessando tutto quanto il nostro paese. Però non è poi tutto quanto come possa sembrare. Bisogna andare a vedere anche l'altro lato, il lato dei giovani medici, il lato di coloro che effettivamente entrano nella professione, una professione in cui si entra a ostacoli, è una professione che non lascia tanto presagire periodi buoni. Si parla di carenza, ma nello stesso tempo non si fa nulla affinché questo accesso alla professione sia migliorato. E per fare questo abbiamo invitato questa sera Maria Laura Carbone. Maria Laura Carbone è una giovane collega che del 18° corso di formazione qui a Roma, proprio dalla Regione Lazio. Benvenuta. Buonasera. Benvenuta con noi. E, allora, lei ovviamente ha iniziato adesso il corso di formazione per diventare medico di famiglia, già poi si è laureata, eccetera, eccetera, quindi poi adesso accede alla professione. Allora, quali sono poi i primi problemi che uno ha nel momento in cui accede proprio alla professione del medico? Allora, uno dei problemi associato alla professione dei giovani medici è sicuramente la difficoltà di avere delle prospettive certe di quello che sarà il futuro lavorativo. In particolare, già per come è strutturato il corso di formazione, l'iter nel post corso di formazione, c'è molta incertezza. Mi riferisco al fatto che bisogna attendere circa un anno prima di poter essere effettivamente inseriti nella graduatoria unica regionale per poter iniziare a fare le sostituzioni che poi permetteranno di accumulare il punteggio necessario ad arrivare in cima a quella graduatoria e dunque ottenere il codice regionale. Una cosa che noi abbiamo visto qualche tempo fa era quella delle retribuzioni, perché ovviamente il lavoro del medico viene pagato delle volte con una pizza e una birra. Abbiamo invitato qui i giovani medici antisfruttamento, abbiamo lanciato questa cosa che ha avuto poi una grossa risonanza in Italia. È questo uno dei problemi proprio di quando si accede alla professione, non avere retribuito proprio il lavoro? Sì, sì, e questo riguarda già prima ancora appunto di arrivare a quell'iter di cui parlavo prima, perché come sappiamo durante la fase del corso di formazione specialistica delle poche possibilità lavorative al di fuori del corso sono proprio le sostituzioni dei colleghi di medicina generale, dei futuri colleghi di medicina generale, e la difficoltà in quel senso sta nel non riuscire nella maggior parte dei casi a trovare un adeguato compenso che sia dignitoso insomma per la figura che siamo e per il lavoro svolto. Sì, per il lavoro svolto alla fine. Responsabilità che si hanno, il carico anche di stressante, insomma, di lavoro e i rischi che poi si vengono a formare, sì, perché giustamente la professione ha dei rischi e quindi come tali poi vanno calcolati, che poi il rischio aumenta nel momento in cui inizia la professione, perché praticamente si trova magari davanti a situazioni che poi sono nuove o perlomeno
che in un momento in cui non hanno ancora l'esperienza di poterle fare. Sì, rischi che spesso vengono sottostimati da, in primis dai pazienti stessi, quando si parla del esporsi ad effettuare dei certificati, spesso le persone ritengono quell'atto un qualcosa di facile esecuzione, burocratica, e già da lì si capisce la non capacità di capire quanto sia in realtà un lavoro pieno di responsabilità. E poi un lavoro che poi quando ho cominciato a fare le sostituzioni, o perlomeno quando uno va a fare anche sostituzioni di guardia media, è anche rischioso dal punto di vista proprio fisico, perché si va a fare certo, assolutamente. Di guardia medica in posti che magari assolutamente. Per le donne poi è un disastro, perché per l'uomo magari uno riesce a magari un po' la forza fisica, un po', perché un uomo viene leggermente ogni tanto rispettato, per le donne è un disastro. La cronaca di qualche tempo fa è stata dirimente in questo senso. Sì, beh, stata esplicativa. Qualche giorno fa è stata malmenata dalle parti di Napoli una giovane collega che faceva sostituzione di guardia media, è stata malmenata all'interno del, è strattonata addirittura da un'altra donna che voleva una prescrizione di un farmaco, e poi in realtà quel farmaco ha necessitato di piano terapeutico, quindi siamo sempre al suo discorso. Giochiamo e giriamo, però alla fine i rischi ci stanno. Poi per quanto riguarda gli uomini i rischi ci stanno, ma per quanto riguarda le donne c'è anche poi il problema che la donna ha anche una casa e anche probabilmente anche la maternità, che poi viene tutelata fino a un certo punto. Assolutamente sì. Un altro discorso che perplime un pochino soprattutto le colleghe, le giovani colleghe e anche la sottoscritta, è il fatto di non avere un'adeguata copertura, un'adeguata assistenza in caso di maternità. Attualmente c'è il discorso della retribuzione, dell'indennità garantita dall'ENPAM, se non sbaglio sono previsti 5 mesi che sono suddivisibili su 3 più 2 più 3, 4 più 1, un discorso di questo tipo. Però è sempre una fase che rallenta, bisogna trovare al di là delle retribuzioni, la professione subisce uno stop, e quindi una difficoltà, e oltretutto molte volte a continuare a lavorare anche in maternità. Esattamente, sì. C'è stato adesso, proprio in questi giorni, calcolando adesso, poi domani è l'8 marzo, la festa della donna, e in concomitanza con questo c'è un'iniziativa che ha fatto la Regione Liguria proprio su questo, in quanto che poi verrà presentata domani, noi vediamo quest'anteprima che verrà presentata domani, è stata lanciata adesso, ma verrà presentata ufficialmente domani, in cui le donne medico che sono in gravidanza e fanno il triennio di formazione potranno non aspettare più quell'anno che perderanno per poter inserirsi in graduatoria e poter entrare in graduatoria, calcolando nell'attesa poi di finire, quindi vengono inserite nella graduatoria subiudice, nel senso che poi dopo dovranno produrre il coso. E questa è un'iniziativa che ha fatto la Regione Liguria, in altre parti d'Italia sta lavorando, si lavora, e poi quindi una piccola tutela c'è. Allora, in tutto questo ovviamente poi c'è l'Ordine dei Medici, che è l'istituzione, qui siamo tutti quanti iscritti. Cosa ti piacerebbe poi che facesse l'Ordine dei Medici proprio per migliorare questo accesso, ecco, diciamo? Beh, sicuramente mi piacerebbe che l'Ordine dei Medici fosse più presente nell'interessarsi alla situazione dei giovani medici come me, e anche presente anche, se possibile, ad un livello politico. Relativamente alla... un indirizzo più presente poi nell'accesso delle nuove leve all'interno della professione medica. Esatto. Perché in fondo senza i nuovi non si va a coprire poi il futuro. Diciamo. Esatto, stavo proprio pensando alle recenti dati circa la completa perdita di medici di famiglia nei prossimi anni, e a come forse l'Ordine dei Medici dovrebbe intervenire per riuscire a indirizzare la politica verso una programmazione della offerta sanitaria futura, anche cercando di migliorare di aumentare se possibile la quantità di borse a disposizione, proprio perché non si renda poi necessario arrivare a delle opzioni emergenziali quali per esempio l'aumento del massimale o provvedimenti simili.
Allora io ringrazio Maria Laura Carbone, che grazie a voi. Lei è del 18° corso di formazione di medicina generale della Regione Lazio, e sta facendo il corso di formazione per diventare medico di famiglia, e ci ha spiegato appunto poi quali sono i problemi. Effettivamente ce ne sono, ma attraverso le due campane abbiamo visto, tra l'ordine dei medici da una parte e i medici proprio che subiscono il problema, sono due cose completamente diverse, ma sono cose che poi alla fine sono le due facce della stessa medaglia, diciamo. Veramente sono contento che abbiamo anche sentito la parola Regioni, perché non se li fila nessuno, tutti lavorano sulla decidono sulla loro pelle, ma pochi li chiamano a sentire il loro parere. Li richiameremo ancora, anche perché, come abbiamo visto, sono anche bravi, telegenici e preparati. Più che altro, più che telegenici, stanno affrontando purtroppo la professione tra mille difficoltà. Io questo l'ho detto, attenzione, perché se noi mettiamo lacci e lacciuoli all'accesso alla professione, non è che siamo in una fase dove ci stanno migliaia di medici, c'è una carenza, e essendoci una carenza c'è anche la libera circolazione in Europa, e paesi come l'Inghilterra, la Spagna e la Francia possono benissimo venire a fare man bassa dei nostri professionisti. Noi abbiamo speso 500.000 euro, 600.000 euro per formarli, e poi gli altri ce li portano via. Quindi noi spendiamo per formare medici degli altri, quindi bisogna fare molta attenzione. Andiamo a vedere la nostra rassegna stampa. Io ricordo sempre che la nostra trasmissione, la nostra sanità, è una trasmissione che ha praticamente che viene in replica, che viene replicata nel momento in cui noi concludiamo appunto questa puntata live, però la potete rivedere anche su YouTube, sul nostro canale YouTube Fingi Lazio TV, dove non solo potrete rivedere tutte quante le nostre trasmissioni, ma potete tranquillamente rivedere gli interventi che vengono fatti durante la nostra puntata, quindi tutti quanti gli interventi singoli, l'intervento del presidente dell'EMPA, il presidente della Fronceo, il presidente della FIASO, e anche quello che trasmetteremo poi nei giorni prossimi, ovviamente lo potete rivedere, ricordate, sulla nostra pagina Fingi Lazio TV YouTube. Benissimo, siamo pronti per la rassegna stampa, andiamo a vedere. Abbiamo parlato di altre professioni che cercano di appropriarsi della professione del medico, proprio di questa mattina la dichiarazione di Merazzini dell'AIFA, che praticamente Mario Merazzini è il direttore generale dell'AIFA, che intervenendo nella conferenza dell'ordine degli infermieri ha dichiarato che si auspica che gli infermieri possano prescrivere farmaci, e questo l'ha detto questa mattina proprio durante il primo congresso nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, la FNOPI, e negli anni il numero di infermieri alla dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale è continuamente calato, e quindi servirebbero più infermieri. E contestualmente ha anche fatto alcune dichiarazioni abbastanza dure, dicendo che i medici, riportate poi anche dalla stampa, in particolare la Repubblica, in cui ha fatto dichiarazioni che i medici sono gelosi di questa prescrizione, però allo stesso tempo inserata poi è arrivata la lettera, la comunicazione della Fronceo, che dice no, assolutamente, ed è completamente disaccordo. Per legge la prescrizione può essere fatta solo da laureati in medicina. No, più che altro non solo, ma il concetto è anche un altro: se si autorizza la prescrizione a un infermiere, che la prescrizione di un farmaco è un atto finale di una diagnosi e terapia, di un atto diagnostico e di un atto medico, a quel punto viene implicitamente autorizzata anche la visita medica e tutto quanto il resto al personale che non ha fatto la facoltà di medicina. Non è una questione di preparazione, hanno una preparazione diversa. È una questione legislativa. Il cambio legislativo si potrà fare nel momento in cui ci saranno determinati paletti che potranno essere messi, ma non certo per permettere a chi che sia di dare una terapia. Dunque, un'altra notizia, e noi passiamo sulla stampa, e parlando sempre di professioni infermieristiche, arriva l'infermiere di famiglia, rivoluzione l'ambulatorio, un progetto assieme ai medici per lavorare negli studi e fare delle visite a domicilio, una realtà che è diffusa dal nord ma non il sud. Il problema, come dicono gli infermieri, siamo troppo pochi. Questi qui sono il numero di infermieri in Italia
che hanno iscritti all'ordine professionale sono 440.000, uno ogni 12 abitanti in rapporto degli infermieri assistiti, che potrebbe essere uno ogni 6. 30.000 euro è lo stipendio medio annuo degli infermieri, e la metà praticamente di quello che loro sostengono è quello dei medici. Il problema è nato, e questi qui sono delle dichiarazioni che sono recenti, proprio di oggi, perché è in corso, come abbiamo detto, il primo congresso nazionale della Federazione Nazionale del nuovo ordine professionale degli infermieri. Allora, parliamo un articolo, questo è un parere articolo di Quotidiano Sanità, morbillo nel 2017, quasi 15.000 casi e 30 decessi in Unione Europea, ma in gran parte del continente l'infezione è quasi radicata. L'epidemia è stata sostenuta soprattutto in due paesi, in Italia e in Romania, in molti paesi invece il morbillo in pratica è già eradicato. Nessun caso in Lettonia, un caso in Estonia, zero casi a Malta, anche un caso in Norvegia, due in Lituania, tre in Islanda, quattro in Danimarca e Lussemburgo. Per fare qualche esempio, sono questi poi i paesi in cui realmente poi è stato eradicato. Mentre in Italia e in Romania si sono verificati rispettivamente 5.400 e 5.560 casi. In questo caso abbiamo avuto anche noi il record dei malati di morbillo, buona pace di chi continua a dire che non bisogna vaccinarsi. Novax, Novax. Allora, eccoci qua. Allora, per noi abbiamo concluso. Vi ricordo che questa puntata è sempre rivedibile su Fincinaccio TV. Tosto Abbadini, saluti. Buonasera, dottor Piero. Buonasera a tutti. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima. E ci vediamo mercoledì prossimo. Vi ricordo che domani sera, puntata speciale sulle fake news in sanità. Avremo gli interventi di Roberto Burioni, del presidente della Fronceo, del presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Walter Ricciardi e del presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Una puntata da non perdere, domani sera alle ore 21.30, sempre qui su Fincinaccio TV. Buonanotte a tutti.